chiamare qui chi mi ha preceduto, perché io ho sempre provato per lui stima e ho trovato ciò che a lui era stato fatto disgustoso sin dal primo giorno. Io continuerò a chiamarlo sindaco perché da sindaco l'ho conosciuto, perché come imprenditore sono stato a sua disposizione per ciò che serviva a questa città. So che lui ha guidato questa città al meglio di ciò che poteva, purtroppo combattendo all'interno delle stesse sue file con tante inimicizie che poi si sono trasformate nella non ricandidatura del sindaco Latini. Non ricandidatura che secondo me è comunque di fatto un dispiacere per questa città, ma ha evidenziato alcune carenze. Io parlo dell'uomo, l'uomo resterà a nostra disposizione perché oggi farà un professionista, farà il professionista e sarà praticamente per me un consulente esterno di grandissimo rilievo perché mi permetterà di fare tutto ciò che c'è da fare in questo comune subito, immediatamente, perché non è importante che io legga tutti gli scritti che lui mi ha lasciato, che sono pacchi di cose incredibili. Lui si metterà evidentemente sempre per i Ternani, come ha detto, perché a me la prima cosa che ha detto, io non per te, ma per i Ternani sono a disposizione per tentare di darti tutti quei suggerimenti e tutte quelle indicazioni che ti serviranno. E io per questo ringrazio il sindaco Latini per aver fatto anche durante la campagna elettorale, una campagna secondo me che per lui è stata tremenda, devastante dentro, è stato un uomo silenzioso e un uomo delle istituzioni. Vorrei che tutti i Ternani per questo lo apprezzassero.